l'intelligenza artificiale che espande l'umano, quali sono i passi avanti che sono stati fatti, però allo stesso tempo quali sono gli obiettivi da raggiungere. Sì, allora come abbiamo sentito in questi giorni si è parlato tantissimo di intelligenza artificiale, e ne parlano i DDL, ne parla l'AI Act e si è parlato delle criticità, si è parlato dell'intelligenza artificiale come opportunità, ma proprio come soluzione di intelligenza artificiale che espande l'umano si possono trovare diverse soluzioni già applicate nel campo dell'istruzione, nel campo dell'apprendimento, nel campo della cultura, nel campo della sanità che effettivamente hanno trovato delle applicazioni concrete che consentono già di poter dire di aver superato quelli che sono i limiti umani e quindi insomma si ridà dignità, si riducono le diseguaglianze, si abbattono le barriere ed è una grande sfida ma è anche quindi una grande opportunità in corso sempre poi di maggiore implementazione. Ci sono degli aspetti positivi indubbiamente che vanno però bilanciati con gli aspetti negativi. Gli aspetti positivi sono ovviamente quelli per cui può contribuire l'intelligenza artificiale al raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi dell'agenda 2030 adottata nel 2015 dalle Nazioni Unite volte al raggiungimento di 17 obiettivi, fra cui ad esempio la scomparsa della povertà, ad esempio un mondo sostenibile, emissioni zero. L'intelligenza artificiale può incidere ovviamente su questo aspetto, ad esempio oggi farò riferimento alle start-up che riguardano l'agricoltura, la possibilità di prevenire per esempio incendi nei campi, la possibilità di prevedere le carestie. Ci sono purtroppo aspetti negativi che sono costituiti dal fatto che l'intelligenza artificiale comunque comporta un impegno, un impiego di energia. Energia anche di un certo peso e quindi il punto è come fare a bilanciare gli aspetti positivi con gli aspetti negativi e questa è una sfida a cui dobbiamo rispondere. Le svolte possono essere molteplici. Io voglio riportare una frase forse un po' così imperativa del professor Stella nel suo libro Giustizia e Modernità dove parlava di shock della modernità per il diritto. Forse in questo momento noi di fronte all'intelligenza artificiale, che non è di semplice ragionamento e cognizione, dobbiamo porci di fronte a nuove tipologie di reati, dobbiamo porci di fronte a una nuova terminologia e dobbiamo essere molto semplici nel ragionare in via preventiva. La bilancia dei potenziali nuovi reati anche sull'intelligenza artificiale, secondo me, sta sul perno dell'etica. L'etica avrà un ruolo fondamentale per ragionare e capire dove stiamo andando. Siamo forse in ritardo, però dobbiamo recuperare tempo. I tempi ormai sono maturi, ma la sperimentazione non si ferma mai. Si è raggiunto già a un livello molto importante per quanto riguarda lato business, lato industriale, su come dare supporto agli operatori, grazie non solamente a informazioni visuali o a modelli 3D, ma anche grazie a informazioni che arrivano dall'intelligenza artificiale, vengono elaborati, vengono semplificati e vengono dati come soluzione all'utente. Da qui poi si parte tutto di un processo di manutenzione, assistenza, formazione che quindi viene guidata non solo dall'essere umano ma anche da un supporto di intelligenza artificiale.